Santo Padre, la ringraziamo di cuore per averci voluto ricevere in udienza anche quest'anno per consegnare personalmente i nuovi premi Ratzinger alle illustri personalità a cui sono stati assegnati. E questo infatti il momento culminante dell'attività della nostra fondazione che porta il nome del suo illustre predecessore. L'attività svolta nell'anno trascorso è stata intensa, anche perché la ricorrenza del 90° compleanno del Papa Emerito ha attirato verso di lui l'attenzione di molti, suscitando un fiorire di iniziative che hanno messo in luce quanto sia viva la sua eredità culturale e spirituale. Ricordo la pubblicazione con la libreria editrice Vaticana di due nuovi importanti volumi dell'edizione italiana dell'Opera Omnia, il simposio teologico-culturale che fra pochi giorni avverrà in Costa Rica, dedicato all'enciclica Laudato Si, letta in continuità con il magistero del suo predecessore nel contesto dell'America Latina. In collaborazione con l'Università Francisco de Vitoria di Madrid, nel solco dell'idea ratzingeriana della ragione aperta, abbiamo premiato lavori di ricerca e corsi universitari che mettono in atto il dialogo delle diverse discipline scientifiche con la filosofia, la morale, la fede. Insomma, cerchiamo di promuovere una teologia e una cultura allo stesso tempo seria, profonda e viva, cordialmente inserita nel cammino della Chiesa e della storia di oggi. In questo sono nostri maestri e modelli i grandi uomini che ormai nostra tradizione presentarle come degni di un riconoscimento solenne per l'opera feconda da loro svolta nel corso di molti anni. Sono appunto i premi Ratzinger che con questa 7ª edizione diventano ormai 16 da 12 paesi diversi. E non possiamo oggi non avere un pensiero speciale e grato per uno dei primi di essi, il caro professor Manlio Simonetti, che 2 settimane fa ci ha lasciati per ricevere un premio più alto, quello eterno. Prima di presentare il profilo dei 3 illustri premiandi, mi sia permesso di fare ancora 2 brevi osservazioni. Confermando il nostro orientamento ecumenico, i 3 premiandi provengono quest'anno da 3 diverse confessioni cristiane, cattolicesimo, luteranesimo, ortodossia. Nell'anno anniversario della Riforma siamo lieti di avere fra noi un illustre teologo luterano, il professor Theodor Dieter. Una novità è la presenza fra i premiandi di un grande artista, il noto musicista Arvo Pärt. Dato l'apprezzamento di Benedetto XVI per le arti e in particolare per la musica, il Comitato Scientifico ha deciso di allargare la rosa dei candidati al premio anche ad artisti eminenti, che con la loro opera abbiano saputo lasciar trasparire in modo particolarmente efficace lo splendore trascendente della verità. Il maestro Pärt, come pure gli altri 2 illustri premiandi, ha conosciuto bene Benedetto XVI ed è stato da lui apprezzato. Egli ha anche dedicato un Pater Noster appositamente composto in occasione dei suoi 60 anni di sacerdozio. Dopo le sue parole, Santo Padre, il maestro Pärt ci farà dono dell'esecuzione di questa breve composizione, usando il pianoforte che è qui presente, che è appartenuto per moltissimi anni allo stesso Papa Benedetto e da lui frequentemente usato. Anche a motivo del riconoscimento dato a un grande musicista, questa cerimonia allietata da alcune esecuzioni da parte del coro della Cappella Sistina, per cui ringrazio il maestro Palombella, mentre per la preparazione della voce bianca che accompagna il Pater Noster ringrazio l'Accademia Santa Cecilia. E ora cedo finalmente la parola al Cardinale Kurt Koch che ci presenta i profili dei premiandi. Santo Padre, sono lieto di presentarle i profili premi Ratzinger 2017. Il primo professore Theodor Dieter, nato nel 1951, teologo luterano tedesco.
Nel 1991 ha conseguito il dottorato con un lavoro sulle tesi filosofiche della disputa di Heidelberg e di Lutero e le loro prove. Nel 1998 ha conseguito l'abilitazione con un lavoro sul tema Il giovane Lutero e Aristotele. La sua ricerca è incentrata anche oggi sulla teologia di Lutero, in particolare sul suo background medievale e sulla sua rilevanza attuale. Dal 1997 dirige l'Istituto per la Ricerca Ecumenica di Strasburgo, dove già insegnava dal 1994. Fortemente impegnato nel dialogo ecumenico luterano-cattolico, ha svolto un ruolo di grande rilievo nella redazione e approvazione della dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione del 31 ottobre 1999. Insieme al professore Tönnissen è inoltre leader di un gruppo di teologi protestanti e cattolici che lavorano sull'interpretazione delle 95 tesi di Wittenberg. Nel 2012 è stato relatore sul dialogo cattolico-luterano nel corso dell'incontro a Castel Gandolfo del Ratzinger Schülerkreis alla presenza di Benedetto XVI. Nel gennaio 2017 ha ricevuto la laurea honoris causa della Facoltà Teologica Cattolica dell'Università di Erfurt. È pastore della Landeskirche del Württemberg, è sposato e ha 3 figli. Il secondo, il professore reverendo Karl-Heinz Menke, nato nel 1950, teologo e sacerdote cattolico tedesco. Fra il 1968 e il 1978 ha compiuto studi di filosofia, teologia e filologia antica a Münster e a Roma, città nella quale è ordinato sacerdote nel 1964. L'anno seguente ha conseguito la licenza presso la Pontificia Università Gregoriana e nel 1978 il dottorato in teologia nella medesima università con un lavoro sul tema Ragione e Rivelazione in Antonio Rosmini Serbati. Ha ottenuto l'abilitazione nel 1990 a Freiburg in Dogmatica e Storia dei Dogmi con un lavoro sul tema Rappresentanza Vicaria, Stellvertretung, concetto chiave della vita cristiana e categoria teologica fondamentale. Dal 1 ottobre 1990 è professore di dogmatica e propedeutica teologica all'Università di Bonn. È membro di varie commissioni della Conferenza dei Vescovi Tedeschi. È un profondo conoscitore del pensiero di Josef Ratzinger, a cui ha dedicato vari studi e una monografia der Leitgedanke Josef Ratzingers. Nel 2014 è stato relatore nel Ratzinger Schülerkreis con una conferenza sulla teologia della croce. Nel settembre del 2014 è stato nominato da Papa Francesco membro per 5 anni della Commissione Teologica Internazionale. Il terzo, Maestro Arvo Pärt, nato nel 1935, a Paide in Estonia, cristiano ortodosso, compositore musicale, dedito principalmente alla musica sacra e riconosciuto a livello internazionale. Dopo gli esordi in cui usava tecniche come la dodecafonia e il collage, negli anni 60 la sua produzione ha subito una svolta segnata dall'interesse per il canto gregoriano e la musica antica. Da quel momento si è dedicato prevalentemente alla musica sacra, elaborando uno stile proprio basato su antichi procedimenti compositivi in favore di una rinnovata essenzialità dove la voce assume un ruolo determinante.
Il successo internazionale giunge alla fine degli anni 70 con Peralina Tabula Rasa Fratres Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Anche nelle opere successive la musica sacra ha una netta prevalenza. Ricordiamo, fra altre, Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum Johannem, Magnificat, Berline Messe, Orient et Occident, La Sindone. L'ultima composizione è la Sinfonia numero 4, Los Angeles, del 2008. È stato detto di lui che è il compositore vivente più eseguito al mondo e che dagli abissi del silenzio ha radicalmente riformato il linguaggio musicale del nostro tempo. È stato nominato da Benedetto XVI, membro del Pontificio Consiglio della Cultura, nel dicembre del 2011. Insignito del dottorato honoris causa dal Pontificio Istituto di Musica Sacra. Nel presentarle, Santo Padre, questi premiati, la prego cordialmente di conferire loro il premio e le esprima la mia più viva gratitudine. Grazie. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di incontrarvi in questo appuntamento annuale per il conferimento dei premi alle illustri personalità che mi sono state presentate dalla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI e dal suo comitato scientifico. Saluto anzitutto i premiati, i membri e gli amici della Fondazione. Ringrazio il Cardinale Kurt Koch e Padre Lombardi che ci hanno introdotti al significato di questo evento culminante fra le vostre attività, finalizzate alla promozione della ricerca teologica e dell'impegno culturale animato dalla fede e dallo slancio dell'anima verso Dio. Rivolgo insieme a voi un pensiero affettuoso e intenso al Papa Emerito Benedetto. La sua preghiera e la sua presenza discreta e incoraggiante ci accompagnano nel cammino comune. La sua opera e il suo magistero continuano ad essere un'eredità viva e preziosa per la Chiesa e per il nostro servizio.
proprio per questo invito la vostra fondazione a proseguire nell'impegno, studiando e approfondendo questa eredità e nello stesso tempo guardando avanti per valorizzarne la fecondità sia con l'esegesi degli scritti di Joseph Ratzinger, sia per continuare, secondo il suo spirito, lo studio e la ricerca teologica e culturale, anche entrando nei campi nuovi in cui la cultura odierna sollecita la fede al dialogo. Di questo dialogo lo spirito umano ha sempre bisogno urgente e vitale. Ne ha bisogno la fede, che si astrae se non si incarna nel tempo. Ne ha bisogno la ragione, che si disumanizza se non si eleva al trascendente. Infatti la fede e la ragione, affermava San Giovanni Paolo II, sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Joseph Ratzinger continua ad essere un maestro e un interlocutore amico per tutti coloro che esercitano il dono della ragione per rispondere alla vocazione umana della ricerca della verità. Quando il Beato Paolo VI lo chiamò ad assumere la responsabilità di Arcivescovo di Monaco, egli scelse come motto «Cooperatores Veritatis», collaboratori della verità, traendole dalla terza lettera di Giovanni. Esse ben esprimono l'intero senso della sua opera e del suo mistero. Questo motto campeggia sui diplomi dei premi che ho consegnato per significare che anche i premiati hanno dedicato la loro vita all'altissima missione di servire la verità alla diaconia della verità. Mi rallegro che le illustri personalità oggi insignite dal premio provengano da tre confessioni cristiane, fra cui anche quella luterana, con la quale quest'anno abbiamo vissuto momenti particolarmente importanti di incontro e di cammino comune. La verità di Cristo non è per solisti, ma è sinfonica. Richiede collaborazione docile, condivisione armoniosa. Ricercarla, studiarla, contemplarla e tradurla in pratica insieme nella carità ci attira con forza verso la piena unione tra di noi. La verità diventa così una sorgente viva di legami di amore sempre più stretti. Ho accolto con gioia l'idea di allargare l'orizzonte del premio per includervi anche le arti, oltre alla teologia e alle scienze ad essa naturalmente connesse. È un allargamento che corrisponde bene alla visione di Benedetto XVI, che tante volte ci ha parlato in modo toccante della bellezza come via privilegiata per aprirci alla trascendenza e incontrare Dio. In particolare abbiamo ammirato la sua sensibilità musicale e il suo personale esercizio di tale arte come via per la serenità e per l'elevazione dello spirito. Le mie congratulazioni dunque agli illustri premiati, al professor Theodor Dieter, al professor Karl-Heinz Menke e al maestro Arvo Part. Il mio incoraggiamento alla vostra fondazione e a tutti i suoi amici perché si continuino a percorrere vie nuove e sempre più ampie per collaborare nella ricerca, nel dialogo e della conoscenza della verità. Una verità che, come Papa Benedetto non si è stancato di ricordarci, è insieme in Dio Logos e Agape, sapienza e amore, incarnati nella persona di Gesù.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.